anche verificati proprio in un giorno anche molto sacro, la Simchat Torah. È come dire che le nostre civiltà, le nostre città potessero essere attaccate nel giorno di Natale o in un giorno sacro. Questo è importante ricordarlo. Quindi i nostri amministratori locali, non solo, ma i nostri politici che ci hanno sempre sostenuto e che hanno sostenuto le nostre mozioni e che oggi sono qui con la fascia, che sono qui, che hanno deciso fortemente di sostenere questo paese e Israele, sono qui a darci oggi il nostro sostegno. Trasversalmente, con una presenza trasversale, perché la democrazia e i valori occidentali, come diceva anche Ugo Lafmalfa, si difendono attraverso le porte di Gerusalemme. E, prima di cedere la parola ai vari interventi che ci saranno, ci tengo a ricordare che nelle nostre associazioni sono impegnate, e mentre noi siamo qui, poche ore fa si è conclusa un'altra bellissima manifestazione a Trieste, un'altra ce ne sarà a Bergamo tra pochi giorni. Unite che hanno adottato nei propri consigli comunali in questi giorni degli ODG, delle delibere a favore e in solidarietà dello Stato di Israele. Qui accanto a me voglio ringraziare il sindaco Donati, il sindaco di Rosignano Marittimo. Voglio ringraziare chi ancora non è qui, ma sono stata autorizzata a portare questi saluti, anche tutta l'amministrazione del comune di Prato, che mi chiedono, che non è presente perché sono ancora in questo momento in consiglio, ma anche loro hanno appena votato due ordini del giorno in favore, in supporto dello Stato di Israele, e mi dicono che proprio nel giorno della seduta del Consiglio Comunale hanno voluto stendere la bandiera israeliana per dare un segno inequivoco ed inequivocabile del loro supporto allo Stato ebraico. Quindi ecco, un applauso, vi prego, non sono qui fisicamente, però sono qui con tutta la loro passione. E poi voglio anche ricordare un altro comune che è stato impegnato con noi da tanti anni, il comune di Guardistallo, che è uno dei primi, anzi forse il primo, che ha oltretutto intitolato una piazza, un bel vedere, al rabbino Elio Toaf. Quindi anche a Guardistallo il nostro grazie, la nostra vicinanza, e anche ad altri amici. Li voglio citare perché è giusto che si sappia nel momento del bisogno chi sono gli amici. Sono qua, brava, tutti in questa piazza. Sì, brava! Brava! Grazie a voi, voi siete gli amici. Anche il sindaco, il sindaco del comune di Santa Luce. Molto spesso sono i comuni più piccoli, la sindaca Giamila Carli, abbiamo qui anche il vice sindaco Patrizio Loprete, che è un amico che ci sostiene in tutte le nostre attività. E perché, ci direte, perché avete scelto le comunità locali? Perché questo cambiamento fortissimo, culturale, di approccio nei confronti dello Stato ebraico, da dove deve partire? Dal basso, e non certamente solamente nelle camere alte del Parlamento, del Senato o della Camera, ma deve partire assolutamente dai nostri territori, perché sapete che i nostri territori hanno dei poteri di incidere anche culturalmente attraverso le istituzioni, la scuola e via dicendo. Adesso io ho concluso, vi ringrazio, siete tantissimi, sono molto emozionata, ma è bello vedervi, siete stupendi, sono bellissime queste bandiere. Allora, io a questo punto cederei la parola. Emozione non ha voce.